Chiara Teocchi, come rappresentante degli atleti in federazione, puoi raccontarci che cosa vuol dire per un atleta fare un mondiale in Italia, fare eventi di questo livello in Italia? Ma sicuramente ne ho discusso tanto anche con i miei compagni, è un evento bellissimo e sicuramente molto emozionante. Come ho detto prima, ho corso quando ero una junior, quindi 9 anni fa in Val di Sole, è stata la mia prima Coppa del Mondo ed è un'emozione poter correre un mondiale in casa con anche il pubblico, su una pista storica, una pista che mi piace molto e quindi sicuramente sarà un'emozione grandissima. Oltre alla mountain bike, adesso arriva anche una Coppa del Mondo di ciclocross, la Val di Sole è sempre più centrale nel mondo del fuoristrada. Sì, una notizia bellissima, non me la sarei mai aspettata, però sicuramente conosco Vermiglio, conosco il posto e sarà anche lì una Coppa del Mondo secondo me molto dura, fredda, proprio davvero crossisti. Grazie. Grazie a tutti.